Bentrovati. In questo terzo e ultimo step andiamo ad introdurre questo punto traforato sulla nostra costruzione asimmetrica per avere una coda di drago basica. Nel primo e nel secondo step vi ho fatto vedere la lavorazione delle varie sequenze alternate con il punto base tunisi e il punto rovescio. Abbiamo visto gli aumenti di fine riga, quelli decorativi che lasciano il buchino. Abbiamo visto le diminuzioni singole semplici. Nel secondo step abbiamo fatto il cambio filo sul punto base tunisi, giusto per farvi capire come potete procedere, ma il cambio filo lo potete fare su qualsiasi tipo di punto, sempre rispettando la lavorazione del punto stesso. E questo vale anche per gli aumenti di fine riga in base al punto di lavorazione, così andranno adattati gli aumenti. In questa sequenza con punto traforato, il consiglio che vi posso dare è di lasciare gli ultimi tre punti, il punto di margine, il penultimo e il terzultimo, sempre seguendo la lavorazione del punto base, mentre per la parte centrale e iniziale andate a lavorare la sequenza che vi mostrerò. In questa sequenza io ho lasciato due punti di margine per crearmi la riga dritta. Come vi dicevo, ho lasciato la lavorazione degli ultimi punti secondo la lavorazione del punto base, mentre per la parte centrale ho lavorato la sequenza di ripetizione del punto. Questo punto è un punto che ho trovato in rete, c'è solo la lavorazione in linea. Io l'ho adattato alla nostra lavorazione asimmetrica e quindi mi sono calcolata anche la sequenza degli aumenti. Non ne conosco il nome, lo chiamerò semplicemente punto traforato tunisino. Si lavora su due giri di ripetizione. Il primo giro iniziale è il punto base tunisi. Vi faccio vedere su campione la lavorazione del punto. Andrete voi a calcolarvi la sequenza per gli aumenti sulla costruzione asimmetrica che vi ho proposto. Una costruzione che serviva da esercitazione per la messa in pratica della tecnica. Il punto si lavora su un multiplo di 3 più 2, che sono i punti di margine. Io ho avviato già la mia catenella e vado a caricare il primo giro estraendo le asoline da ogni catenella. Una volta che abbiamo caricati tutti i punti, questo è il primo rigo. Andiamo ad effettuare lo scarico. Nel giro di ritorno ci andiamo a creare la sequenza che poi andremo a lavorare nei giri successivi. Il primo punto lo scarico singolarmente e da adesso in poi andiamo a lavorare per la parte centrale la sequenza del punto. Facciamo una catenella di separazione, carico di nuovo il filo e vado a chiudere 4 asoline che abbiamo sull'uncinetto. Stavolta per la parte centrale diamo 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado a chiudere la catenella più le 3 asoline seguenti. Vedete che si viene a formare questa sorta di ventaglietto capovolto. Continuiamo con 2 catenelle di separazione, carichiamo il filo, chiudiamo la catenella più le 3 asoline successive e continuiamo per tutta la parte centrale fino a scaricare tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto. Vi ricordo che l'ultimo punto è il punto di margine. Vi sto facendo vedere la lavorazione in linea, come quella che ho trovato in rete. Se avete fatto la campionatura, andrete voi ad adattare gli aumenti di fine riga, come vi ho spiegato
precedentemente, lasciando liberi gli ultimi tre punti, quello di margine, il penultimo e il terzultimo, tra i quali andrete a lavorare l'aumento, mentre per la parte centrale lavorerete come vi sto facendo vedere, e se volete lasciare i due punti di margine come ho fatto io per avere la linea dritta, quando andate a fare lo scarico fatevi voi il calcolo dei punti che alla fine vi restano da lavorare in modo classico. Siamo a fine riga tra l'ultimo ventaglietto capovolto che abbiamo lavorato e il punto di margine, diamo una sola catenella di separazione come abbiamo fatto tra il punto di margine e il primo ventaglietto della riga. Quindi carico di nuovo il filo e vado a chiudere le due asoline. Questo è il primo giro della nostra sequenza. Andiamo a vedere come fare il secondo giro e lo facciamo in questo modo. Poiché la nostra dimostrazione è una lavorazione in linea, il punto di margine non andrà lavorato, altrimenti avremo un aumento. Quindi nel secondo giro andremo a lavorare, vedete, in questa asolina che è la catenella di chiusura che abbiamo fatto per avere il ventaglietto capovolto. Quindi entro in questa asolina, carico il filo ed estraggo un punto. Carico il filo, questo è un aumento congettato, rientro nella asolina, sempre questa qua superiore che chiude i tre punti sottostanti, ed estraggo un'altra asola. E come vedete abbiamo caricato i tre punti che abbiamo sotto. Saltiamo tutta la parte centrale, andiamo nella asolina successiva sul punto ventaglietto capovolto seguente e facciamo la stessa cosa, estraendo i punti con punto semplice, punto base, gettato, rientro nell'occhiello e riestraggo l'asola per il punto base. E continuo per tutta la seconda riga lavorando i punti nell'occhiello che abbiamo sul ventaglio capovolto. Il primo lo estraiamo come per il punto base, il secondo è un gettato e il terzo lo estraiamo sempre come il punto base. Andiamo a lavorare sull'ultimo ventaglietto, punto base, gettato, punto base. Saltiamo lo spazio che abbiamo dato con la catenella, andiamo nel punto di margine e carichiamo il nostro punto di margine. In questo secondo giro il ritorno lo effettuiamo come per il punto base Tunisi, la prima solina singolarmente, le successive due alla volta. Vedete che sul ventaglietto capovolto, chiudendo i punti in questo modo, si viene a formare il ventaglio al contrario. Andiamo a terminare la riga. E questo è il nostro punto fantasia. Dal terzo rigo in poi andiamo a ricominciare dal primo e vi faccio vedere come andare a caricare i punti sul terzo giro per ripetere la sequenza. Il punto di margine in questo caso non lo lavoriamo perché è una lavorazione in linea senza aumenti. Andiamo nella prima asolina del ventaglietto ed estraiamo il filo. Vedete che qui nella parte centrale c'è un punto un pochino più
piccolo, meno visibile, questo è il punto che è venuto fuori dal gettato che abbiamo fatto precedentemente. Entriamo anche in questo punto ed estraiamo la solina. Andiamo nell'ultimo punto del ventaglietto ed estraiamo la terza asolina. Questo è il giro di carico, il primo, che ci serve a recuperare i punti per poi nel giro di ritorno andare a rilavorare il ventaglietto capovolto. Cercate di avere una mano morbida, altrimenti il punto centrale che avrete ottenuto con il gettato si andrà a restringere di molto e avrete difficoltà in questo giro nell'andare a pescarlo per poi recuperare il punto. Sono all'ultimo gruppo della riga. Entriamo nel punto di margine ed estraggo l'ultima asola. Nel giro di ritorno lo andiamo a fare come abbiamo fatto per il primo giro. Diamo una catenella per chiudere la prima asola, una catenella opzionale per lo spazio. Carichiamo e andiamo a chiudere la catenella più le tre asole successive. Vedete? E abbiamo riformato il ventaglietto capovolto. Dopo il primo ventaglietto, per la parte centrale, le catenelle di separazione devono essere due. Poi ricarichiamo, chiudiamo la catenella più le tre asole successive. 2 catenelle. La prima ci forma questo anellino che ci servirà per recuperare i punti nel giro successivo. La seconda è la separazione tra un ventaglietto capovolto e l'altro. Carico di nuovo, chiudo la catenella più le tre asole successive. Quindi 2 catenelle, carico, chiudo catenella e tre asole successive. 2 catenelle, carico il filo, chiudo catenella e le ultime tre asole dell'ultimo ventaglietto della riga. Do una catenella che mi va a formare l'anellino di chiusura delle tre maglie sottostanti, carico il filo e chiudo le ultime due asole che ho sull'uncinetto. Vi faccio rivedere anche la lavorazione del secondo giro e poi potrete fare i vostri esercizi e applicare la campionatura alla nostra costruzione asimmetrica. Vado nell'occhiellino che abbiamo ottenuto dalla chiusura delle tre maglie sottostanti, estraggo la prima asola. Do il mio gettato, rientro e riestraggo la terza asola. Salto le catenelle, quindi il buchino centrale, vado nell'occhiellino sulle tre maglie successive, entro, estraggo il primo punto, faccio il mio gettato, rientro e riestraggo il terzo punto, perché il secondo è dato dal gettato. Vado nell'occhiello successivo del ventaglietto successivo, entro, estraggo un'asola, un gettato, rientro ed estraggo un'altra asola. Salto il buchino tra un ventaglietto e l'altro, vado nell'occhiello superiore del ventaglio successivo, estraggo il primo punto, un gettato, rientro ed estraggo il terzo punto. Vado sull'ultimo ventaglietto e vado a effettuare l'estrazione degli ultimi punti. Andiamo nel punto di margine,
non dovete entrare qui, che è la catenella di separazione, ma sotto la catenella di separazione è il punto in cui dovete entrare prendendo la solina ed estraendola da tutte e due le maglie che compongono il punto di margine. Quindi estraggo e partiamo con lo scarico. Chiudo la prima solina, una catenella di separazione, carico il filo, chiudo catenella. No. E partiamo con lo scarico. In questo giro andiamo ad effettuare lo scarico classico del punto base tunisi, quindi la prima solina la scarichiamo singolarmente, le successive due alla volta, fino ad esaurire gli occhielli che abbiamo sull'uncinetto. Ecco qui. E abbiamo ottenuto la nostra sequenza di ripetizione. Sono solo due giri. I punti sono i punti base. Cambia soltanto lo scarico dei punti nel primo giro. Io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete fatto, lasciatemi un like e condividete. Date sempre un'occhiata alle info box sotto ai video dove troverete informazioni utili se volete seguirmi nei gruppi Facebook, su Instagram o Pinterest.